La problematica delle liste d'attesa è stata al centro dell'incontro avvenuto tra Lasli, Teramo e sindacati. Nell'appuntamento sono stati analizzati i dati relativi agli anni 2020, 2021 e 2022, periodo fortemente influenzato dalla pandemia. Nei primi due anni, a causa dei cicli pandemici, si è verificato un rallentamento nell'erogazione delle prestazioni ambulatoriali che ha portato alla necessità di recuperarne circa 40.000 in evase a causa dei blocchi imposti dalla decretazione d'urgenza. Dall'incontro inoltre è emersa l'impossibilità nel 2022 a far fronte a circa 24.000 il problema naturalmente è che non è un eh, risolvibile della sola Asli Teramo. Questo dato viene fuori da una eh, mancanza, una carenza di investimenti sul personale. Eh, il personale della Asli Teramo di fatto da questi dati ha aumentato la propria produttività in termini di prestazioni rese, ma è ancora insufficiente. Eh, la produttività in termini appunto, di anche di prestazioni aggiuntive dell'Asli Teramo è quasi al massimo, e nonostante questo, non si, riesce a dare, eh, non si riescono a dare risposte adeguate al bisogno di prestazioni che da questa provincia viene fuori. L'Asli sta continuando nella capillare attività di recupero di prestazioni con un nuovo piano approvato dalla Regione a luglio, basato su tre linee operative: interventi chirurgici, screening oncologici e prestazioni ambulatoriali. La la questione di si è attesa è migliorata e soprattutto mh, sono aumentati i numeri in valore assoluto. Quindi, oltre ad essere migliorata la condizione rispetto alle tempistiche e alle risposte, sono notevolmente maggiori in numero di circa eh, 30.000 prestazioni che eh, offre, ha offerto di più eh, l'ASL la Teramo. Ci rendiamo conto ed è quello che percepiamo quotidianamente tra i nostri iscritti eh, nei nostri uffici siamo ancora lontani dal soddisfacimento della domanda di sanità che hanno i cittadini teramani. Ma su questo la CGL è impegnata perché a livello nazionale ci sia un maggior investimento nella, sulla sanità pubblica, soprattutto in termini di personale che queste prestazioni le deve rendere.